certamente la verità non è qualcosa che ho in tasca io, certamente non è un insieme di formulette da passare agli altri, certamente non è l'avere la risposta pronta su tutto, ma è un lasciarsi interrogare dalla relazione con la verità di mente personale che è Cristo, è giocare la mia libertà con la sua libertà. E questo giocare la mia libertà con la sua libertà conduce necessariamente ad uno stile di vita che a quel punto viene proposto anche dentro una società plurale. Questa è la testimonianza che arriva fino a lì, contribuisce alla crescita del bene comune e identifica un secondo polo fondamentale del ministero degli sposi. Perché gli sposi, attraverso il ritmo della famiglia, del paese, del quartiere, la partecipazione alla vita della società civile a partire dal territorio in cui si ha, attraverso il lavoro, eccetera, eccetera, gli uomini della famiglia si incontrano tutti i giorni con gli altri uomini e quindi incontrano questi altri modi di concepire lo stesso rapporto uomo-donna, la differenza sessuale, i figli, la nascita, infidelità, sono questioni capitali. Allora, a me pare che, siccome in una società plurale come la nostra, il valore fondamentale è il valore pratico dell'essere insieme, perché all'essere insieme siamo comunque volenti o volenti costretti. Possiamo avere tante visioni diverse, ma poi dobbiamo vivere insieme. Allora, ecco che la logica della testimonianza ritorna. Io posso proponendo niente a nessuno, proponendo il mio stile di vita, posso nel racconto reciproco lasciar intuire qual è, secondo me, la vita buona, come si vive bene la differenza sessuale, come si vive bene il rapporto tra uomo e donna, come si vive bene l'accoglienza di un figlio, come si vive bene l'accompagnamento alla morte. Racconto la mia esperienza e la propongo all'altro e dialogherò con l'altro per tentare un riconoscimento e poi userò delle procedure che una democrazia fondata sui diritti come quella che noi siamo, mi consente, nel rispetto della libertà di tutti e soprattutto dei diritti fondamentali, ma solo dei diritti fondamentali, non dei capricci eretti a diritto, allora rispettando i diritti fondamentali di tutti, farò la mia proposta. Esempio, io, come molti di voi, la totalità di voi si siete qui, sono fermamente convinto che il rapporto stabile, fedele, aperto alla vita tra l'uomo e la donna, da cui nasce il matrimonio e su cui si fonda la famiglia, è il modo migliore per fare l'esperienza autentica dell'amore. È la strada maestra che, creandoci le immagini sua, uomini e come donne, il creatore ci ha donato per imparare ad amare. Io, la cosa che mi sconvolge di più e che mi aiuta di più e che mi fa capire tutti i miei limiti, i miei difetti, il bisogno di conversione che ho, è la visita dei malati nelle case durante la sosta pastorale, dove ascolto delle testimonianze impressionanti. Per esempio, ieri un signore di 84 anni che assiste da solo ininterrottamente da 12 anni a sua moglie ammalata di Alzheimer, la delicatezza di tratto, il modo con cui
cercava di aprire gli occhi, perché lei non si sa se questi malati non comunicano, ma non si sa se capiscono, se non capiscono. Voleva che guardasse il patriarca, che ricevesse la benedizione con una commozione